Al The Space Cinema di Montebello torna Voghera Film Festival, la grande festa del cinema indipendente internazionale. Tre grandi eventi ad ingresso gratuito. 4 novembre, notte horror. 5 novembre, cortometraggi. 6 novembre, videoclip, animazione e documentari. Dal 4 al 6 novembre, Voghera Film Festival 2016, al The Space Cinema di Montebello della Battaglia. Inizio proiezioni ore 21. Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone, fermate in maniera casuale per le vie di Voghera, risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. A Voghera arriva in Italia le luminarie natalizie. Ad annunciarlo è il commissario prefettizio Sergio Pomponio, che ha dichiarato che il comune quest'anno potrà mettere a disposizione solo 18.000 euro per le luminarie. Si tratta della metà della somma messa a disposizione per il Natale 2015, ma non è ancora esclusa l'ipotesi della rinuncia alle luci e l'utilizzo invece solo della musica in filo diffusione. Lei cosa ne pensa di questa decisione? Forse era ora, perché certe spese secondo me sono anche inutili. Poi c'è la fila diffusione, rimane. Le spese dell'illuminazione, va bene che ci sia anche la metà. Se contribuissero i commercianti nella spesa, si potrebbe allargare anche il discorso, come prima. Quindi le trova, diciamo, delle spese inutili che possono essere tagliate? Per me sì. No, vabbè, per me le luci non servono niente, proprio niente. Li abolirei proprio. Poi se i commercianti vogliono fare loro, ma il cittadino non deve spendere niente. Penso che tutti gli anni si ripropone questa cosa qui delle non luminarie. Per me sarebbe una bella cosa che ci fossero le luminarie, perché sennò che Natale è? Basta. Quindi per la tradizione, diciamo? Sì, certo, anche la musica in filo diffusione va bene, secondo me è una bella cosa. Poi per quanto riguarda i costi si cerchi qualcuno che lo faccia a minor prezzo, ecco. Il Natale è il Natale, insomma, ecco. Lei non crede che magari le luci possano comunque contribuire a una maggiore vendita per i negozi in centro? No, assolutamente non penso. Quello, i negozi in centro purtroppo sono in decadenza per altri motivi, no, per le luci. Sì, così anche un attimo di gioia, uno guarda e dice che bello, così. Ecco, anche per i negozianti, certo, sicuramente. È un po', diciamo, un'attrazione che tutti gli anni è bene farla, insomma. No, vendere assolutamente non interessa, a me non interessa proprio niente. Una cosa, sono tradizioni che ormai devono sparire. Secondo lei, al di là appunto dei tagli sulle luminarie, quali sarebbero gli altri tagli per la città di Voghera che bisognerebbe fare? Beh, adesso io non ho presente, i tagli sono già stati fatti, perché mi sembra che questo signor commissario qui abbia avuto anche la faccia di farle le cose, e quindi non lo so, vediamo insomma. Non ho idea, sarebbero tante le cose, però vediamo cosa propone il signor commissario. Spese, adesso ho sentito per esempio lì la cosa, come si chiama, la raccolta differenziata. Buttano via tutto, invece di mettere i suoi bidoni, come c'è in Trentino, adeguare la gente da mettere la roba lì, non diciamo, se c'è un... diciamo un palazzo, no? Che c'è 30 famiglie, cosa mettono? 50 cose, una cosa assurda. Ma altre spese? No, una cosa che farei è chiudere il centro storico, le macchine. Però lì è chiaro che è un incasso anche per il comune, perché pagano un posteggio. Come mai chiuderebbe? Perché penso che siamo l'unica piazza al mondo dove il centro si va ancora in macchina, in cui potrebbero lasciare liberi tutti anche i bambini di correre, giocare, muoversi e poi abbellire anche il posto con qualche struttura, perché così è proprio pieno di macchine, non c'è anche smog.